Bentornati a tutti sul canale di Maurizio Monchi. Oggi parliamo di anni 70. Gli anni 70 sono stati degli anni molto molto particolari, sia per quanto riguarda la moda del vestiario, ma anche per il design degli orologi. Perché parliamo di anni 70? Perché sempre più spesso, anche oggi, nuove case di produzione di orologi o vecchi brand stanno riproponendo il design anni 70. Fino all'anno scorso nessuno se lo filava il design anni 70. Quando feci questo video su come riconoscere un orologio anni 70, la maggior parte dei commenti, molti commenti, erano sì, vabbè, però a me il design anni 70 non piace. E ci stava, Non piaceva quasi a nessuno. Oggi, magicamente, piace a tutti. Il bracciale integrato, le forme spigolose, le forme strane, piacciono a tutti. Vabbè, è la moda e ovviamente poi ci sono brand che fanno orologi di moda che sfruttano questo andazzo. Ma non vogliamo parlare di micro brand o altro oggi, voglio proprio parlare delle forme delle casse anni 70. Le abbiamo già viste in passato, ora vi farò vedere qualche altra immagine di altri orologi anni 70. E vi volevo dire, seguitemi anche su Instagram, non perché dovete seguire me su Instagram, perché sto creando anche dei piccoli contenuti lì, sia fotografici, nelle storie, ma anche qualche piccolo video di pochi minuti. Ad esempio, l'altro giorno ho fatto un unboxing. Andate, è simpatica come piattaforma anche per i video. Secondo me il futuro ci servirà molto più video veloci che questi video lunghi che facciamo qui su YouTube. Però andiamo avanti. Le casse anni 70 si contraddistinguono fondamentalmente per il bracciale integrato molto spesso, con il bracciale che fa un tutt'uno con la cassa. Le forme delle casse passano da quelle arrotondate degli anni 50 e 60 a quelle più spigolose e squadrate degli anni 70. Oggi troviamo tantissime case che propongono modelli con bracciale integrato, con design molto simile a quelli degli anni 70, che strizzano anche l'occhio o quantomeno fanno intuire che ci sono delle forme più nuove. Perché questo? Perché, come ogni cosa, la moda e anche il design degli orologi è ciclica. Se si è attinto agli anni 40, agli anni 50, agli anni 60, fino a qualche anno fa, ora si sta iniziando ad attingere agli anni 70. Speriamo che si fermino lì, perché gli anni 80 non erano un granché per quanto riguarda l'orologeria. Anche se, come abbiamo visto nel Breitling Chronomat, che è una pietra miliare degli anni 80, l'hanno modernizzato abbastanza bene, non sembra un orologio anni 80 il Chronomat moderno, però effettivamente deriva da un design anni 80. Forse ci può stupire anche questa prossima futura moda che sicuramente avverrà. Andiamo a vedere tre di questi orologi che ho io anni 70. Vediamo ora un Festina. Questo Festina ha la particolarità di essere subacqueo a 20 atmosfere, di avere una cassa monoblocco e di avere una forma leggermente arrotondata come era ancora per gli orologi anni 60, anche se questo è un vero e proprio anni 70. Anche i colori molto sgargianti con l'arancione, un orologio comunque dal grande fascino. Ha un bracciale in una sorta di maglia milanese con una chiusura allogata, un orologio molto interessante da vedere. Questo orologio l'ho acquistato su eBay, ok? Era in vendita da un commerciante spagnolo. Ah, una cifra incredibile, meno di qualsiasi micro brand che voi possiate pensare. L'ho pagato 169 euro spedito. Ok, ovviamente io ho occhio quando vedo un orologio che so che vale di più e lo compro. Ora, naturalmente, passerà in laboratorio, sarà revisionato e poi sarà messo in vendita. Però per dirvi che se avete un attimo di attenzione, potete comprare degli orologi molto molto interessanti a cifre davvero ridicole. Ovviamente ora, quando lo vendo io, lo venderò più caro. È normale, ragazzi, questo è il gioco. Ora andiamo a vedere un altro orologio. Questo è un Longines, si chiama Conquest, l'avete già visto tante volte, ha la cassa simile al Comet. Sapete qual è il Comet?
Questo qua è un orologio abbastanza particolare, misterioso, c'era in varie colorazioni, c'era marcato Longines, c'era marcato Record, forse anche Wittenauer, però non lo so, questo c'è un vago ricordo che sia stato fatto anche da Wittenauer, però sicuramente da Record oltre che da Longines perché hanno avuto parte della loro storia insieme, che poi si sono proprio inglobate l'una all'altra. E questo Longines ha una cassa proprio anni 70 piena, 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 quasi rettangolare, e gli smussi arrotondati sui bordi, un bracciale simil Oyster, però più leggerino, la chiusura logata, in condizioni davvero incredibili, sembra nuovo uscito dal negozio e invece è degli anni 70. Anche questo l'ho trovato su eBay. In questi giorni che ho molto tempo libero e spazio nell'acquisto di orologi su eBay, insomma, perdo un po' di tempo fondamentalmente. Questo orologio che ha un valore di mercato di circa 500 euro, 450, 500, in queste condizioni, 200 euro spedito. Vi rinnovo la cosa. Oltre qualsiasi micro brand potete trovare ancora questi orologi, dato che ora gli anni 70 stanno andando di moda e sul web molti venditori ancora non sono al passo, quindi potete cogliere questa occasione. Il terzo orologio che vi mostro invece è uno stupendo oversize Zenith Pilot, sempre degli anni 70. Come vedete, questo è un video dedicato ai meravigliosi anni 70. Anni 70 che oggi si stanno riproponendo e molti marchi ripropongono anche in versione molto molto economica. Che movimenti montano? Allora, il Festina non l'ho aperto perché è un monoblocco, ma a naso dovrebbe montare una S. Quindi un gran bel movimento, carica automatica, poi vi dirò quale quando lo potrò portare in laboratorio ad aprire. Il Longines monta un calibro di manifattura Longines, lo Zenith monta un calibro automatico di manifattura Zenith. 100 milioni di volte meglio di qualsiasi orologio dallo scarso contenuto. Ok, io non mi voglio ripetere, ma mi ripeto senza problemi, con cifre che stanno sotto alle 300 400 euro sul vintage, comprate delle cose incredibili e anche con una qualità incredibile. Vi metto qui qualche macro, ad esempio del Longines. Ok, stiamo parlando proprio di tanta, tanta roba. Mi raccomando, fate attenzione come spendete i vostri soldi nell'orologeria. È vero che un orologio nuovo, performante, è meglio di uno vintage non performante, ma se l'orologio nuovo non è performante, ma è un 50 metri sub, ha il vetro minerale e tante altre cose, dentro c'è il classico Miota o il classico Seiko NH35, ma che li comprate a fare sti robacci? Ma che li comprate a fare?